Lui deve ricordare innanzitutto qual è il postulato principale, cioè in effetti uno dei due postulati, il primo, che non è il principio di Archimede, che avete imparato a scuola, no? Archimede dice che due porzioni di liquido contigue e alla stessa altezza, diciamo, non sono in equilibrio se sono compresse in modo diverso. È una misura della compressione. È data dall'altezza del liquido sovrastante, purché il liquido non sia contenuto in qualche cosa, è compresso da qualcos'altro. Ecco, questo è il vero, diciamo, principio di Archimede, il postulato da cui si ricavano poi tutte le altre conseguenze, compresa quella che nel manuale oggi viene chiamata principio di Archimede. Io, come prima conseguenza, volevo trarne una che non è tratta esplicitamente da Archimede, che però aiuta a capire la formulazione di questo postulato, e cioè il principio dei vasi comunicanti. No, se voi considerate due vasi comunicanti uniti da un tubo orizzontale, per semplicità, e considerate una serie di porzioni contigue di liquido poste alla stessa altezza nel tubo, in modo che quelle estreme sono sovrastate dal liquido fino a pelo libero, diciamo, mentre quelle intermedie sono nel tubo. Allora capite che in base al postulato, se voglio che ci sia equilibrio, tutte queste porzioni contigue debbono essere compresse allo stesso modo. Però non posso dire che la misura della compressione è data dall'altezza del liquido sovrastante, se non dove non sono racchiuse da qualcos'altro e compresse da qualcos'altro, cioè quando non sono nel tubo, ma quando al di sopra c'è soltanto liquido e fino all'aria, insomma. E quindi è chiaro che le altezze qui e qui devono essere uguali, perché sono uguali le compressioni, e qua, siccome non è compresso nient'altro, la compressione è data solo dal peso, dall'altezza del liquido sovrastante. D'accordo? E quindi la conseguenza immediata, diciamo, di questo postulato è il cosiddetto principio dei vasi comunicanti, che in realtà non si trova enunciato esplicitamente in Archimede né in altri autori. Il primo enunciato esplicito è in Nerone di Alessandria, quindi siamo nel primo secolo d.C. Però è chiaro che era noto da prima, c'è per esempio un'osservazione in Platone, che se sono due coppe poggiate sul tavolo, insomma, e l'una è più colma e l'altra è semivuota, se si usa un filo di lana che pesca in tutte e due, l'acqua e il vino passa lungo il filo di lana in modo che le coppe vengano colmate allo stesso livello. D'accordo? Quindi è chiaro che questo è un principio. Però credo sia proprio nel simposio questa osservazione. Sì, sono commensali che parlano di coppe di vino, insomma, non è un trattato scientifico in cui c'è questa osservazione. Però è chiaro che il principio dei vasi comunicanti era noto. Ecco, la prima proposizione che Archimede deduce da questo postulato è molto importante, molto bella, ed è la sfericità degli oceani. Cioè lui deduce che all'equilibrio le acque degli oceani debbano avere una forma sferica. Premette prima un lemmetto, qui dice, per dimostrare che un solido è una sfera, basta che esista un punto tale che le intersezioni del solido con tutti i piani che passano per quel punto sono cerchi che hanno quel punto per centro. Questo gli serve per ridursi a un problema di due dimensioni, in modo da poter fare disegni più facilmente, insomma. Questo è un lemma abbastanza ovvio, d'accordo? Se le intersezioni con piani che passano per un punto sono sempre cerchi, allora il solido è una sfera. Quindi ci possiamo ricondurre al caso del disegno fatto sulla lavagna. Dice, beh, la forma degli oceani ci deve essere una sfera, quindi l'intersezione del piano della lavagna deve essere un cerchio, perché se non lo fosse avrei punti dell'oceano che distano di lunghezze diverse dal centro della Terra. Ora, il centro della Terra è considerato il centro dei pesi, il punto verso il cui la forza peso attrae i corpi, d'accordo?
porzione posta alla, porzione liquida posta alla stessa altezza significa porzione liquida alla stessa distanza dal centro della Terra. Questo è chiaro. Allora, se io considero una serie di porzioni di acqua tutte alla stessa distanza dal centro della Terra, queste debbono essere all'equilibrio ugualmente compresse, e quindi devono essere sovrastate d'acqua alla stessa altezza, ma in questo caso non lo sono, perché dove l'acqua arriva a distanza maggiore dal centro della Terra, sovrasta anche a un'altezza maggiore questa quantità d'acqua rispetto all'altro punto. E quindi qui si dovrebbe avere compressione minore che non quest'altro punto, quindi non ci potrebbe essere equilibrio. Quindi l'equilibrio si ha solo se la superficie è sferica. D'accordo? Ecco, Archimede parla solo di equilibrio della forma degli oceani, ma è chiaro che il discorso si estende a tutta la Terra, d'accordo? Perché ci sono fonti, per esempio di Diodoro Sicula all'inizio della Biblioteca Storica, in cui si dice che la Terra una volta era fluida, quindi se originariamente era fluida, deve aver assunto la forma sferica quando era fluida, insomma, e poi è rimasta sferica. Questa è l'idea. Ora, questo è un teorema molto importante, anche perché ha, io credo, conseguenze astronomiche. Cioè, l'idea della gravità usata da Archimede sostanzialmente è quella di Aristotele, cioè la gravità è una forza a simmetria sferica che attira tutti i punti verso un centro, che è diventato per questo motivo il centro della Terra. Però una volta che io ne deduco come teorema che il corpo che si forma intorno a questo punto è sferico, allora io mi posso chiedere perché, non so, il Sole e la Luna sono anche sferici. E visto che vedo che sono sferici, è naturale ipotizzare che anche lì ci sia un centro che attira le cose. E quindi si passa dalla teoria aristotelica della gravità con un unico centro alla teoria, si dice, policentrica della gravità con un centro in ogni corpo celeste. Insomma. Teoria che è attestata in Plutarco, per esempio. Insomma. Quindi questo fa vedere come una volta si cominciano a dimostrare teoremi, si può arrivare, diciamo, a conclusioni che costringono poi a cambiare le basi della teoria. Insomma, questo mi sembra un passo importante per modificare le idee sulla gravità. Ecco, questi sono i primi risultati importanti. Poi, gli altri risultati del primo libro, l'opera è divisa in due libri, sono risultati abbastanza elementari, che sostanzialmente equivalgono, diciamo, a ricavare come teorema il nostro, quello che noi oggi chiamiamo il principio di Archimede, insomma. Mentre il secondo libro è molto più avanzato, molto più ricco dal punto di vista matematico, insomma. Ecco, questo è chiaro che è matematica, no? Nel senso classico, antico della parola, perché si dimostrano teoremi, insomma, anche se a voi può non sembrare matematica, insomma. Quindi una delle prime conseguenza è che se io ho un recipiente con del liquido e immergo a forza nel liquido un corpo che è più leggero, ha un peso specifico minore di quello del liquido, il corpo non può rimanere in equilibrio, ma è spinto verso l'alto ed emerge. E questo si deduce immediatamente, perché se io considero porzioni contigue di liquido, uno sotto questo corpo e l'altro contigua ma esterna al corpo, cioè che non è il corpo sopra di sé, è chiaro che queste sono sovrastate da colonne di diverso peso. Quella in cui c'è il corpo ha peso minore, perché ho supposto che il corpo ha densità minore del liquido, mentre quella dove c'è il liquido ha densità maggiore, quindi questa porzione è più compressa dell'altra e quindi si espande, e quindi l'acqua fluisce da posizioni laterali, va sotto il corpo e quindi lo spinge verso l'alto. D'accordo? Mi sembra si capisca molto meglio perché è un corpo con densità minore, no? In genere viene dato come postulato, no? Il principio di Archimede, invece così viene dedotto. Analogamente, se invece pongo all'interno del liquido un corpo che ha densità maggiore, di nuovo tra le porzioni di liquido che sono sotto il corpo e quelle adiacenti che non hanno il corpo al di sopra, non c'è equilibrio, ma questa volta per il motivo opposto, perché è più compressa quella che è sotto il corpo. E quindi il modo
e centrifugo, e quindi l'acqua si apre per far posto al corpo e il corpo affonda. D'accordo, queste sono conseguenze, diciamo, qualitative. La prima conseguenza invece quantitativa è che si può calcolare facilmente di quanto emerge un corpo galleggiante, un corpo che ha densità, peso specifico, se volete, minore dell'acqua. Se un corpo emerge parzialmente, ecco di quanto emerge. Deve emergere di una quantità tale che il peso di tutto il corpo sia uguale al peso, diciamo, del liquido spostato. Questo è chiaro che se considero adesso due porzioni d'acqua, l'una sotto il corpo e l'altra adiacente, di ugual volume, in posizione laterale, beh, questa è compressa, diciamo, da una quantità di liquido pari al liquido spostato del primo corpo. L'altra è compressa dal corpo. Ma se il peso del corpo è uguale al peso del liquido spostato, sono compresso allo stesso modo e sono in equilibrio. Quindi questa è proprio la posizione di equilibrio del corpo galleggiante. D'accordo? E quindi la relazione è questa, il peso del corpo deve essere uguale al peso del liquido spostato. Altra conseguenza è quella che noi chiamiamo il principio di Archimede, cioè se un corpo che è più leggero del liquido, beh, questo è spinto verso l'alto, dice Archimede, da una forza, non dice da una forza pari al peso del liquido spostato, una forza pari alla differenza tra il peso del liquido spostato e il suo peso. Perché per Archimede la forza che lo spinge verso l'alto non è la forza che poi bisogna, a cui bisogna sottrarre il peso, ma è già la risultante delle due, insomma. E questo come si vede? Se ha un corpo che ha un certo peso P e il peso del liquido spostato è, diciamo, PL, supponiamo che sia PL maggiore di P, beh, se pongo al di sopra del corpo un altro corpo di peso pari a PL meno P, ottengo un corpo complessivo di peso PL, e vedete che un corpo complessivo di peso PL galleggia esattamente in questa posizione, perché in questa posizione è vero che si verifica questa condizione, che il peso del liquido spostato, che è PL, è uguale al peso di tutto il corpo, che è PL meno P più P, cioè PL. Quindi se questo corpo è tenuto, diciamo, immerso nel liquido da un peso pari a PL meno P, significa spinto verso l'alto, da una forza che è appunto uguale a PL meno P. D'accordo? E quindi ottengo che la forza che spinge un corpo immerso verso l'alto è pari alla differenza del peso del liquido spostato e del peso del corpo. O se volete usare la terminologia moderna, potete dire che è uguale al peso del liquido spostato, però allora poi dovete pensare che il corpo è soggetto anche a un'altra forza che è il suo peso, insomma. Vedete che questa risulta il peso di, la forza risultante, in ogni caso. Ecco, queste sono più o meno le... è il contenuto, diciamo, del primo libro del Trattato sui galleggianti. Nel secondo invece si affronta un problema matematicamente molto più complesso, che è quello del galleggiamento dei segmenti di paraboloidi di rivoluzione. Cioè lui considera un segmento retto di paraboloidi di rivoluzione e si chiede innanzitutto quale parte ne emerge data la densità e poi se posso verticale nell'acqua quando l'equilibrio è stabile e quando è instabile. Quindi se si rovescia di lato, diciamo, se viene appena spostato un pochino rispetto alla verticale, oppure si raddrizza, insomma, questo è il problema. Cioè se le posizioni di verticali, che sono ovviamente posizioni di equilibrio per simmetria, sono stabili oppure no. E questa è la prima opera in cui, perlomeno che ci è rimasta, in cui si affronta un problema di stabilità. Allora, per dare alcuni dei risultati di Archimede, volevo dare soltanto i primi due, bisogna fare una parentesi sui paraboloidi.
quindi di alcuni dei risultati che Archimede aveva ottenuto in un'altra opera, che si chiama Sui conoidi e gli sferoidi. Un primo risultato è che un segmento retto di parabologia di rotazione, disegniamolo così, diretto verso, ha per volume un volume pari alla metà del volume del cilindro circoscritto. D'accordo, questo si ottiene facilmente, io però non faccio la dimostrazione esattamente come la fa Archimede. Potete immaginarla, perché abbiamo visto altre dimostrazioni simili, insomma, cioè col metodo, a volte si chiama di compressione. Cioè lui limita dal basso e dall'alto il volume del segmento di paraboloide con una serie di cilindri che formano un solido inscritto e uno circoscritto, diciamo, analogamente a come si fa con i plurirettangoli, no? Cioè affetto, diciamo, questo cilindro e il paraboloide contenuto con tanti piani paralleli alle basi. Ogni fettina, considero la fettina di paraboloide compresa tra un cilindro circoscritto e un cilindro inscritto, d'accordo? Dimostro facilmente che la differenza tra la somma dei cilindri circoscritti e quella dei cilindri inscritti è arbitrariamente piccola. Vedete che la somma di tutte queste differenze, non so se vedete a occhio quanto vale la prima fettina sostanzialmente, perché sono tanti anelli concentrici che si possono entrare l'uno nell'altro, diciamo, come quei bicchieretti che si usano a volte, no, di plastica. E quindi vedete che la somma di tutte le differenze non è altro che la prima fettina, quindi può essere arbitrariamente sottile, quindi il volume è arbitrariamente piccolo. E quindi posso stimare dall'alto e dal basso, diciamo, il volume del paraboloide, sommando i volumi di questi cilindri. La cosa essenziale è che se io considero i cilindri o iscritti o circoscritti, la cosa non cambia molto, diciamo, non cambia solo per un infinitesimo, no, scompare al limite. Quanto vale questa somma? Beh, se io considero un generico cilindro, diciamo, che si trova a distanza h dal vertice, vedete che il raggio del cilindro, chiamiamolo R con H è proporzionale con una costante di proporzionalità che diventa il paraboloide, cioè dal parametro della parabola che genera il paraboloide, è proporzionale alla radice quadrata di H. Questo sto usando la terminologia moderna, naturalmente, no? Questo simbolo non ce l'aveva Archimede. D'accordo, per questo viene proprio dalla caratteristica della parabola, o quella che oggi si chiama equazione della parabola, insomma. E quindi la superficie di base, che è l'altezza, che sarà una certa altezza delta uguale per tutte le fettine, supponiamo, per la superficie di base, siccome è proporzionale al quadrato del raggio, sarà proprio proporzionale ad H. E quindi anche i volumi sono proporzionali ad H, visto che l'altezza è uguale, delta per tutti. E quindi ho tanti volumi, diciamo, dalla fettina più grande, che è quella adiacente alla base, a quella più piccola, i cui volumi variano linearmente da quello massimo a zero. E se devo sommare tutte delle quantità che variano in modo lineare, quindi una progressione aritmetica, da una certa quantità è zero, è chiaro che lo stesso è considerarle tutte uguali alla metà di quella massima, perché la variazione è lineare. D'accordo? Ora, se fossero tutte uguali alla massima, avrei come volume totale il volume del cilindro circoscritto. Siccome in media devo prendere la metà, ho la metà del volume del cilindro circoscritto. Quindi il volume del paraboloide è un mezzo del volume del cilindro. Spero che sia chiaro a tutti. Cioè, è chiaro che Archimede fa un discorso un po' più complesso, perché dimostra questo per assurdo, perché suppone che se è maggiore o minore ottiene contraddizioni rispettivamente con la somma dei cilindri iscritti o quelli circoscritti. Insomma, la differenza è arbitrariamente piccola, e quindi si dimostra che vale proprio questo. Ora, se io ho un dato paraboloide illimitato, diciamo, e lo taglio con piani ortogonali all'asse a diverse distanze h dal vertice, come varia il volume con h? È chiaro il problema. Io mi chiedo quanto vale il volume v con h di un segmento di paraboloide retto
che ha per altezza H, supponendo che sia costante il paraboloide da cui lo taglio, cioè il parametro della parabola usata, insomma. Beh, è chiaro che questo è proporzionale ad H quadro. D'accordo? Perché se fa la metà del cilindro, varia proprio come variano i cilindri circoscritti. Il cilindro circoscritto sarà base per altezza. L'altezza è proprio H, e la base, siccome è un raggio che è proporzionale alla radice di H, la base è anche proporzionale ad H. E quindi il volume andrà come H al quadrato, anziché come H al cubo, insomma, perché in effetti l'altezza vale come H e la base come H, perché le due dimensioni della base vanno come la radice di H, insomma, perché ho la parabola, insomma. D'accordo? Quindi questo è un altro risultato che mi interessa. Altro risultato ancora che mi interessa, però mi sembra, questo l'avevamo già accennato parlando di meccanica, è la posizione del baricentro, no? La posizione del baricentro sarà a due terzi dell'asse. D'accordo? Il baricentro a due terzi dell'asse, essenzialmente perché è così il caso del triangolo, e come nel caso del triangolo qui i pesi o le masse, se volete, delle varie fettine variano linearmente, esattamente come nel caso del triangolo, quindi anche la posizione del baricentro si calcola nello stesso modo di quella del triangolo, quindi è a due terzi dell'altezza. Allora, tutti questi sono risultati, diciamo, elementari. Una conseguenza di questi risultati è che se io adesso immergo verticalmente segmento retto di paraboloide, supponiamo di averlo realizzato con una sostanza con peso specifico minore del liquido in cui lo immergo, per esempio minore dell'acqua, se lo immergo in acqua, beh, posso calcolare quant'è la porzione immersa. Se H è l'altezza di tutto il segmento di paraboloide e K è l'altezza della parte immersa, ecco quanto sarà K rispetto ad H e come dipende dalla densità. E abbiamo visto prima che un corpo galleggia quando il peso di tutto il corpo è pari al peso del liquido spostato, d'accordo? Quindi se S, diciamo, è il rapporto tra la densità del corpo e la densità del liquido, devo avere che il peso di tutto il corpo, quindi il ρC per il volume di tutto il corpo, deve essere uguale al peso del liquido immerso, cioè ρL per il volume, diciamo, V con I, che è il volume della parte immersa. Quindi, quindi S, che è il rapporto ρC su ρL, deve essere anche uguale a V con I su VC, e questo deve essere uguale a K quadro su H quadro, perché i volumi sono proporzionali ai quadrati delle altezze. D'accordo? Sono tratti da uno stesso paraboloide. Quindi ho trovato questa relazione che mi servirà dopo, che è S, che per definizione, diciamo, il rapporto tra la densità del corpo e il peso specifico e quella del liquido deve essere uguale a K quadro su H quadro, dove K e H sono le altezze rispettivamente della parte immersa di tutto il segmento di paraboloide. D'accordo? Un altro punto che è interessante, che è usato da Archimede, in effetti è ricavato nell'altra opera, sempre sui conoidi degli sferoidi, e non mi basta considerare segmenti retti di parabola di rivoluzione, siccome voglio vedere cosa succede quando li immergo, se li inclino, è chiaro, se io prendo un segmento retto di paraboloide e lo inclino, la parte immersa non sarà più un segmento retto, ma sarà un segmento obliquo di paraboloide, e quindi devo poter estendere questi discorsi geometrici anche al caso obliquo, insomma. E quindi il problema di rifare tutti questi discorsi sui volumi, sulla posizione del baricentro, sulle caratteristiche del galleggiamento nel caso di segmenti obliqui. Però è tutto molto semplice, perché in realtà quello che si vede è che non c'è differenza, l'unica differenza è che quello che nel caso retto è l'altezza del paraboloide, lo stesso ruolo viene giocato nel caso obliquo
ecco, supponiamo di avere un segmento obliquo di paraboloide, diciamo se questo è il vertice del paraboloide, consideriamo un punto, diciamo T, che è il punto più basso del paraboloide, cioè il punto in cui il piano, in cui il paraboloide tocca un piano tangente orizzontale, d'accordo? Beh, se consideriamo l'asse parallelo all'asse del paraboloide che parte da T e diciamo K, la lunghezza del segmento che va da T fino all'intersezione, diciamo, di questa semiretta con con la base del segmento obliquo, beh, K svolge lo stesso ruolo che l'altezza svolgeva nel caso dei segmenti retti. In particolare, il volume di un segmento obliquo di paraboloide di rotazione è esattamente uguale al volume di un segmento retto di paraboloide staccato dallo stesso paraboloide con un'altezza pari all'asse del segmento obliquo. Diciamo asse questo segmento. D'accordo? Vale questo risultato. Come si fa a vedere? Beh, si può vedere in due passi. Cioè, il primo passo è di vedere che anche nel caso di un segmento obliquo il volume è la metà di quello del cilindro, questa volta è un cilindro obliquo naturalmente, a base ellittica, non più circolare. Però è ancora vero che il volume del segmento di paraboloide è pari alla metà di quello del cilindro circoscritto. Non so se lo vedete. Praticamente il discorso è come prima, l'importante è che le superfici, diciamo, delle sezioni parallele alle basi variano proporzionalmente la distanza dal vertice. E anche qua variano così, perché questa volta le sezioni saranno delle ellissi, un asse maggiore e un asse minore, ma tutte e due variano proporzionalmente alla radice quadrata della distanza. Perché le due sezioni sono due parabole, insomma, anche se sono parabole diverse tra di loro. No. E quindi le superfici di queste ellissi variano proporzionalmente alla distanza, quindi variano da zero a un certo valore massimo, e quindi il volume totale si può calcolare come se fossero tutte le superfici tutte uguali alla metà di questa superficie. Ecco, se adesso confronto questo volume con un volume di un segmento retto tagliato dallo stesso paraboloide di rotazione e che ha come altezza H la stessa un'altezza H uguale, diciamo, alla lunghezza K dell'asse del segmento obliquo, beh, i due volumi sono uguali. Questo forse non è del tutto ovvio. È chiaro che l'altezza qui è maggiore, no? Perché nel segmento obliquo K è la lunghezza di un segmento obliquo, ma l'altezza è data soltanto dalla proiezione di questo segmento sulla verticale, quindi è più piccola, insomma. Però nel caso del segmento obliquo l'altezza è più piccola, ma le basi sono più grandi, perché sono delle ellissi di cui soltanto l'asse minore è pari al raggio del cerchio che ottengo come sezione del paraboloide retto. E di quando si allunga l'asse maggiore, esattamente dell'inverso di quando si è restituito all'altezza, perché avete lo stesso coseno dell'angolo che va una volta al numeratore e una volta al denominatore. D'accordo? Questo è un discorso banale, insomma. Non so se vi è chiaro, però penso se lo dirate per esercizio. Insomma. Si tratta semplicemente di vedere di quanto si allarga la superficie, in particolare della base, di tanto si restringe l'altezza quando faccio l'obliquo. Esattamente nella stessa proporzione. E quindi il volume continua a essere. E quindi il baricentro, anche il baricentro, siccome tutti i segmenti, e questo l'abbiamo visto studiando la quadratura della parabola, siccome tutti i segmenti sono divisi a metà, i segmenti paralleli a questa base obliqua sono divisi a metà dall'asse, è chiaro che il baricentro sta sull'asse e sta ancora a due terzi. No. Questo è ovvio, diciamo, per chi ha visto quella proprietà della parabola, l'avevamo visto, no, nella quadratura della parabola. Insomma.
quindi una volta fatte queste premesse, insomma, sui paraboloidi, che succede quando immergiamo, diciamo, un corpo che ha la forma di un paraboloide, ha la forma di un segmento retto di paraboloide di rotazione nell'acqua, in un altro liquido? Se li immergiamo verticalmente, abbiamo già visto che se il peso specifico è minore di 1, ne emerge una parte in modo tale che sia questa relazione, no? Che il rapporto tra K quadro e H quadro sia uguale ad S. Ora il problema è che cosa succede se io lo inclino un po'. Cioè, sono due possibilità. O spostando la posizione dell'asse del segmento dalla verticale un pochino, il paraboloide si rovescia, cioè l'inclinazione aumenta, e quindi il valore in questo caso di equilibrio è instabile, oppure automaticamente si ripristina la posizione, cioè si raddrizza, e allora dico che l'equilibrio è stabile. Insomma. Il problema è quando succede una cosa e quando succede l'altra. E questo problema viene studiato in dipendenza da due parametri. Uno è la forma del solido, e la forma è completamente determinata da un rapporto. Un rapporto può essere il rapporto tra l'altezza e il parametro della parabola, che sono due grandezze che hanno tutte e due le dimensioni della lunghezza, insomma. E l'altra è la densità della sostanza di cui è formato il paraboloide. Dipende da queste due cose. Ora è abbastanza evidente che Archimede si pone questo problema anche perché gli interessa la stabilità del galleggiamento dello scafo di una nave. No. Allora uno si può chiedere come mai considera un paraboloide di rotazione che sembra così diverso dallo scafo di una nave. Nessuna nave ha la forma di un paraboloide di rotazione. Però se uno tiene presente che lui studiava i paraboloidi a base ellittica, che sapeva che erano la stessa cosa di quelle come succede già inclinando, insomma, no. È ovvio che tutte le considerazioni che faremo, che ha fatto Archimede, valgono anche nel caso di paraboloidi ellittici. Se consideriamo un paraboloide ellittico molto allungato, insomma, la somiglianza con lo scafo di una nave diventa molto più evidente, insomma. Soltanto che la differenza, naturalmente, è che qua si debbono studiare separatamente le oscillazioni, diciamo, dovute al beccheggio, al rollio, insomma. Perché se volete avete due. Le sezioni sono paraboliche in un caso o nell'altro, ma sono parabole con parametro molto diverso. E quindi quello che noi vedremo come risultato unico nel caso del parabola di rotazione va scisso in due. Cioè, cosa succede rispetto, diciamo, all'inclinazione di fianco, oppure all'inclinazione verso blu, verso pop, insomma. In un caso si devono fare i risultati di un paraboloide con un certo parametro, nell'altro di un paraboloide con un altro parametro. A parte questa divisione in due, diciamo, del problema, non cambia nulla se dal caso del paraboloide di rotazione si passa al caso del paraboloide ellittico, insomma. Questa è un'osservazione così. Ah no, questo devo lasciarlo. Quindi S, che è il rapporto tra C su rho L. Allora, supponiamo di avere il nostro paraboloide, di inclinarlo un po' rispetto alla posizione verticale. Beh, meglio disegnarlo un po' più largo. Supponiamo di averlo posto nel liquido. Quindi supponiamo che questo sia il vertice del paraboloide, questo è il T, è il punto, diciamo, di massima profondità, quindi è il punto in cui il piano tangente è orizzontale. Allora, una volta che l'ho inclinato, il paraboloide è stato soggetto a due forze. Per capire quale forza soggetto devo ricordare il secondo postulato, che non ho detto ancora, di Archimede, è il postulato che, per quanto riguarda l'equilibrio, le forze a cui un corpo è soggetto
sia che sia immerso nel liquido che sia fuori, sia la forza peso. La forza peso si può pensarla sempre applicata al baricentro del corpo. E la forza che spinge verso l'alto, diciamo, la parte immersa, si può pensare applicata al baricentro della parte immersa. Questo è dato come postulato. Allora, una volta che l'ho inclinato, questo a cosa è soggetto? È soggetto a due forze. Una è il peso, che posso pensarlo applicato al baricentro, cioè al punto che si trova a due terzi dell'altezza del paraboloide. E l'altro invece è la spinta, quella che noi adesso chiamiamo spinta di Archimede, che si trova a due terzi dell'asse del paraboloide obliquo formato dalla parte immersa. Diciamo M, il baricentro della parte immersa. E questa è diretta verso l'alto. Ora è chiaro che se la verticale che passa, se l'ho inclinato verso sinistra e la verticale che passa per M è a sinistra della verticale che passa per B, l'effetto della coppia è quello di raddrizzare il paraboloide, quindi l'equilibrio è stabile. Giusto? Quindi perché l'equilibrio sia stabile è sufficiente che la verticale che passa per il baricentro della parte immersa si trova a sinistra, se sinistra, con sinistra intendo la direzione verso cui è inclinato il paraboloide, diciamo, come nella lavagna, della verticale che passa per il baricentro di tutto il paraboloide. D'accordo? Ora, se vedete il disegno, è ovvio che M, visto che l'ho inclinato a sinistra, è comunque a sinistra, se la sua verticale passa a sinistra di T. Quindi per la stabilità, diciamo, è sufficiente. Che, diciamo, la verticale per T sia a sinistra della verticale per B. Ora, considerando la verticale che passa per T, diciamo H, il punto in cui interseca l'asse di tutto il paraboloide. Ora è sufficiente che il segmento HV, come non accade, diciamo, nel caso di questo disegno, sia maggiore di BV. Qualche problema? Per T sia a sinistra della verticale per B. Ma lì sta a destra, no? Qui sta a destra. Infatti qua si rovescerebbe. Sì. Però è sufficiente per la stabilità che non capita quello che ho segnato nel disegno. Va bene. L'ho fatto un po' largo, ma mi è venuto lo stesso dalla parte opposta. Poco male, cioè sono tutti e due i casi possibili, no? Non hanno disegnato tutti e due. Come non c'è un'unica posizione di stabilità? Non ho capito. Cioè, voglio dire, tutti i momenti in cui la verticale sta a sinistra della verticale per B, succede che è stabile. Ma dipende dalla forma del paraboloide e dalla densità. No? Adesso, quando io dico condizione sufficiente che già T sia a sinistra, è chiaro che se T è a sinistra, la densità non svolge più alcun ruolo. Perché la densità mi determina, diciamo, qual è l'altezza del piano di galleggiamento. Quindi qual è la lunghezza di questo segmento TM? Dipende dalla densità, cioè quanto pesca il paraboloide. Ma se T già lui sta a sinistra di B, anche se pesca pochissimo, diciamo, comunque si raddrizza. Allora adesso, per adesso voglio trovare qual è la condizione sulla forma che fa sì che T sia a sinistra di B e che quindi qualunque sia la densità, l'equilibrio è sempre stabile. È chiaro il problema? Allora la condizione è che HV sia maggiore di BV. Basta questo, diciamo. D'accordo? Ora, se io considero, traccio da T l'ortogonale all'asse BV, chiamiamo in qualche modo il piede dell'ortogonale, chiamiamolo L.
D'accordo, a maggior ragione. Cioè, basta che sia HL maggiore di BV. Se HL è maggiore di BV, a maggior ragione anche HV sarà maggiore di BV. D'accordo? Trascuro questo segmentino LB. Ma HL io lo so chi è. Lo so, dovreste sapere anche voi, no? Chi è HL? Per esempio, ho preso un punto di una parabola e ne ho tracciato l'ortogonale all'asse e l'ortogonale alla parabola finché interseghi l'asse. E la distanza tra questi due punti è quello che avevo chiamato sottonormale. E non dipende dal punto, è una costante della parabola, quello che avevamo chiamato P. D'accordo? L'avevamo usata pure per trovare la forma di specchio storico. Quindi quello che basta è che P sia maggiore di BV, dove P adesso è il parametro della parabola. Ma BV chi è? Non è altro che 2/3 di H, se H è l'altezza del paraboloide. D'accordo? Quindi ho trovato la condizione che l'altezza del paraboloide sia minore di 3/2 P. Questa è una condizione sufficiente per il galleggiamento stabile con qualsiasi densità. Se volete, il rapporto H su P lo potete vedere come parametro di forma del segmento di paraboloide. Finché non supera i 3/2, il paraboloide, qualunque sia la densità, purché naturalmente minore di 1, purché galleggi, insomma, perché il galleggiamento è sempre stabile. È chiaro a tutti, sì. Ora, interessante notare che in realtà non mi sono mangiato nulla, cioè questa condizione è ottimale. Non potrei migliorarla. Cioè, io ho dimostrato solo che è sufficiente. Però se voglio che il galleggiamento sia stabile indipendentemente dalla densità, è anche necessario. Cioè, se H è maggiore di 3/2 P, posso trovare densità e posizioni per cui l'equilibrio non è stabile. Perché è chiaro, io quello che ho trascurato qui è innanzitutto la distanza tra la verticale per T e la verticale per M. D'accordo? Perché ho detto, supponiamo che addirittura la verticale per T passi a sinistra di B. E trascurando, confondendo la verticale per T per la verticale di M, ho trascurato tutto il vantaggio che mi è dato, diciamo, dal pescaggio. Cioè la differenza tra la distanza tra T e M è dovuta a quanto pesca il paraboloide. Ma se la densità si avvicina a zero, è chiaro che questa distanza tende a zero. No, se il paraboloide emerge soprattutto sul pelo dell'acqua, perché la densità è quasi zero, M tende a diventare a coincidere con T. E quindi se voglio una condizione che sia indipendente dalla densità, non me la posso giocare in nessun modo, diciamo, il fatto di aver sostituito T con M. Poi l'altra cosa che ho trascurato è il tratto LV. Il tratto LV dipende da quanto è inclinato il paraboloide. Se lo inclino pochissimo, anche questo tende a zero. Cioè tende a zero, diciamo, se l'inclinazione tende a zero. Quindi è chiaro che se un paraboloide, come dire, è instabile per poco, significa che dalla posizione di equilibrio cade sul fianco, però si ferma, diciamo, con un angolo piccolo. Se io voglio che questo non accada con nessun angolo, non mi posso giocare nemmeno il tratto LV. D'accordo? Cioè se ho un paraboloide in cui H è strettamente maggiore di 3/2 P, posso sempre fare in modo che inclinandolo abbastanza poco e facendolo abbastanza leggero, l'equilibrio non è stabile. In questo senso, questa è una stima ottimale, diciamo. È proprio la soglia, insomma, calcolata esattamente. Ecco, questo è il primo risultato importante di Archimede. E l'altro risultato riguarda invece il caso in cui H è maggiore di 3/2 P.
Ecco, che succede se H è maggiore di 3/2 P? Beh, allora succede quello che effettivamente, posso lasciare la figura, perché succede quello che è in figura, no? Quindi certamente la verticale per T passa a destra della verticale per B. E quindi posso sperare che l'equilibrio è stabile solo giocando sulla differenza tra T ed M. Cioè per il fatto che la verticale per M effettivamente non coincide con quella per T, ma è a sinistra, e posso sperare che quindi M scavalchi a sinistra B, anche se T non lo fa. E quindi questo dipende, ma di quanto dista M da T dipende appunto dalla densità e quindi dalla profondità in cui pesca. Ecco, adesso come posso trovare una condizione in questo caso di stabilità? Consideriamo, diciamo, tracciamo la verticale per M fino a intersecare, beh, qui capita che interseca proprio, vabbè, non è importante, finché intersechi l'asse, diciamo D, il punto in cui interseca l'asse. Allora la condizione sarà che DV deve essere maggiore di BV, d'accordo? Se voglio che la forza che agisce su M sia a sinistra la forza che agisce su B. Ora basta che sia, come prima, che sia DL maggiore di BV. D'accordo? Se ignoro questo trattino, se già DL è maggiore di BV, a maggior ragione DV sarà maggiore di BV. Ora, quanto vale DL? DL lo posso dividere in due tratti, DH e HL. DH è lo stesso di MT, perché sono lati opposti di un parallelogramma. Quindi posso scrivere MT. Più, poi c'è il tratto HL, che non è altro che P, il parametro della parabola. Giusto. Quindi posso scrivere, diciamo, è sufficiente che sia MT più P maggiore di BV. Ora, se io chiamo K l'asse, diciamo, della parte immersa del paraboloide, quindi questo segmento obliquo di paraboloide che rappresenta la parte immersa, e H come prima l'altezza di tutto il segmento, MT non è altro che 2/3 di K, quindi più P è sufficiente che sia maggiore di 2/3 di H. D'accordo? Quindi è sufficiente che K sia maggiore di H meno 3/2 P. D'accordo? Moltiplicando per 3/2 e portando P dall'altro membro. Ora, questa non è immediatamente utilizzabile come relazione, perché devo sapere chi è K. K naturalmente dipende dalla densità S e la relazione è questa, che mi dice quanto è K in funzione di H. D'accordo? Quindi io so quanto vale K quadro su H quadro, quindi da qua ciò che basta che K quadro su H quadro sia maggiore di H meno 3/2 P su H al quadro.
quadrato, questo è un altro modo di scrivere questa relazione. D'accordo, ma K quadro su H quadro non è altro che la densità relativa. Quindi la condizione è che S sia maggiore di H meno 3 mezzi P su H al quadrato. E questa di nuovo è una soglia esatta. Ma vedete, perché questa volta l'unica cosa che ho trascurato, di nuovo, è il tratto LV, che però è infinitesimo quando tende a zero l'inclinazione. Quindi si considera un'inclinazione molto piccola. Se io voglio considerare l'inclinazione comunque piccola, diciamo, non ho modo di giocarmi quella differenza per avere una stima migliore, insomma. E quindi so esattamente... Quindi vedete, per la stabilità, diciamo, c'è una soglia prima nel parametro di forma. Una volta che viene varcata la soglia nel parametro di forma, sorge una soglia nella densità e tutte e due sono calcolate esattamente da Archimede, insomma. A me sembra un risultato bellissimo questo. E se qualcuno vi avesse posto il problema, diciamo, come problema moderno, diciamo, in relazione con cose antiche, secondo me pochi avrebbero immaginato che si poteva risolvere tutto con metodi di geometria elementare, di sintetica, insomma, no? Non avrebbe cominciato a scrivere equazioni differenziali, condizioni di stabilità. Secondo me non l'avreste proprio risolto, però questa è una mia opinione maligna. Insomma, non... Certamente nel Settecento non è stato facile recuperare il discorso. Insomma. Penso che il primo che abbia recuperato sia stato Euler, no? Eppure l'avevano studiato per un paio di secoli, insomma, il trattato sui galleggianti. Oh, poi Archimede va avanti, insomma. Che fa? Per esempio calcola se sono violate tutte e due le condizioni, allora l'equilibrio è instabile, lui calcola di qual è le nuove posizioni stabili, che sono naturalmente formano un cerchio, sono infinite posizioni, no? Perché il paraboloide, diciamo, si inclinerà, però lui calcola di quanto si inclina, dopodiché qual è la condizione per cui non si inclini tanto da che il bordo peschi nell'acqua, in modo che se lo pensate come un paraboloide cavo, non imbarchi acqua, insomma. No, e quindi questi sono risultati più complessi che vengono dopo, però mi sembrava interessante, diciamo, isolare questi primi due, che sono quelli più concettualmente più rilevanti, insomma. Qui c'è l'idea. Ora, il fenomeno per cui avrete un parametro, diciamo, una condizione di equilibrio stabile, perde stabilità, mentre le posizioni stabili diventano tante, insomma, no? Si chiama biforcazione, non so se l'avete visto, biforcazione in corsi moderni, insomma, no. E mi ricordo un collega che sapeva come esempio di biforcazione questo del galleggiamento del paraboloide, ma pensava che fosse un risultato di qualche decennio fa, insomma, se mi ricordo moltissimo, gli disse che era stato ottenuto da Archimede, perché l'aveva visto in un libro sulla teoria delle biforcazioni, come esempio, insomma. Ora, che relazione aveva tutto ciò con l'ingegneria navale? Su questo ci sono opinioni discordi, diverse, insomma. Alcuni pensano che non c'era molta relazione. A me sembra abbastanza evidente che la relazione ci sia. Cioè, il problema è di capire se, come dire, quanto stretta è la relazione, no? Cioè, è chiaro che se uno vuole fare il conto della stabilità, diciamo, di una nave specifica, deve saperlo fare per forme molto diverse, molto meno regolari di quelle di un paraboloide di rotazione, anche di un paraboloide ellittico, insomma. Però è anche chiaro che saper risolvere esattamente certi casi tipici aiuta per poi adattare i risultati semi-empirici, diciamo, ai casi concreti, insomma, no? Mi sembra che è un po' quello che succede quando voi studiate, non so, l'oscillatore armonico, insomma. Vi rompono le scatole in vari corsi con l'oscillatore armonico, no? Poi qualcuno vi dice che in natura l'oscillatore non è mai perfettamente armonico, insomma. Questa è esattamente la stessa cosa, perché l'oscillatore armonico è proprio una parabola, insomma, no? Ora, l'oscillatore anarmonico non c'è la parabola, però uno risolve esattamente il caso parabolico
E poi questo rimane come una pietra di paragone, diciamo, per considerare gli altri casi che differiscono dal caso parabolico. E quindi saper risolvere esattamente un caso specifico permette poi di capire le caratteristiche qualitative del problema, insomma, no? E poi si tratta di adattarlo magari con cose semi-empiriche, insomma. Però c'è mi sembra un collegamento tra le due cose. Ecco, che ci sia un collegamento è abbastanza chiaro, anche da due fatti, secondo me. Il primo fatto è che all'epoca di Archimede c'è un salto brusco, diciamo, nell'ingegneria navale, cioè si cominciano a costruire navi molto più grandi di quelle che siamo mai costruite in passato, insomma. C'è un salto sia nelle dimensioni sia in altre caratteristiche costruttive. Per esempio, si cominciano a rivestire di piombo gli scafi delle navi. Ora, il rivestire di piombo lo scafo della nave è importante per difendere lo scafo dalle teredini, sono molluschi che intaccano il legno, insomma, non possono intaccare il piombo. Però mi sembra anche chiaro che se si prende la decisione improvvisamente di rivestire tutto lo scafo di piombo, prima di mettere in mare una nave del genere bisogna per calcolare se galleggerà o no, insomma, se nessuno l'aveva mai fatto prima. Cioè, se non si sa fare nessun calcolo teorico, diciamo, non si sa fare progettazione teorica, bisogna attenersi alla tradizione, non è che uno improvvisamente si inventa di riempire di piombo la nave senza sapere l'effetto prima, insomma. E così se moltiplica le dimensioni per 50 o 60, come successe all'epoca, insomma, no? Cioè, voi sapete che le navi erano molto diffuse, le triremi, no? Di cui avrete sentito parlare, c'erano anche le quadriremi, no? E beh, improvvisamente, diciamo, nel terzo secolo a.C. cominciano a essere le 40 remi, le 50 remi, le 80 remi e così via, insomma. Quindi questi numeri da 3, 4 passano a 50, 60, 80 rapidamente, insomma. E si discute molto su come fosse fatta questa una 50 remi, insomma, come si faceva a mettere tanti rematori con tanti remi, insomma. Ci sono state varie teorie, adesso pare che la maggioranza sia d'accordo con una teoria per cui non si capisce se il numero si riferisce a quanti rematori c'è, al numero dei remi o anche al numero dei rematori, insomma. Si tratta di fare un misto, se si immagina molte file di rematori, però non troppe, perché non posso mettere 12 file di rematori uno sopra l'altro, perché sennò il 12° dovrebbe avere un remo così lungo, non ce la fa a muoverlo, insomma, no. E allora poi bisogna, si immagina un certo numero di file sovrapposte, però poi in ogni file un remo è mosso da parecchie persone, in modo che cercando di fare le moltiplicazioni si riesce a ottenere un numero enorme, insomma. A me convincono poco personalmente questi conti, insomma. Sarei portato a pensare che la terminologia fosse diventata convenzionale, no. Cioè, i nomi sono molto, hanno un'inerzia molto maggiore delle cose, insomma, no? Cioè, noi continuiamo a dire un motore di tanti cavalli, insomma, anche se i cavalli nel motore non ci sono più, insomma, no? È da molto tempo, non, le vetture non sono più a cavalli, però si continuano a usare i cavalli nel nome, insomma, e in molti casi analoghi si fa così, insomma. Quindi può anche essere che non ci fossero proprio più i remi, ci fossero qualche equivalenza dei nuovi sistemi con i vecchi remi, insomma. Come noi diciamo, io ho una motocicletta di tanti cavalli, insomma, una cosa di questo tipo, no? Per esempio, una possibilità, la butto lì come una sola delle possibilità, potrebbe essere di battelli a ruota, per esempio. Cioè, ci sono opere della tarda antichità, in particolare del Rebus Bellicis, che parla di battelli a ruota. Ora è chiaro che se io sostituisco i reti con delle ruote a pale, beh, se voglio lasciare la terminologia mi devo inventare una convenzione di equivalenza, perché devo decidere una ruota fatta in certi modi a quanti remi corrisponde, insomma. Non posso decidere che equivalgono a 40 remi, insomma. Ecco, nell'opera del Rebus Bellicis le ruote a pale erano mosse da animali, insomma, all'interno, per esempio. Non lo so, oppure non puoi immaginare anche molte altre cose, anche più fantasiose di così, insomma. Però io credo che ci fosse qualche modifica. Cioè, se uno cambia semplicemente il numero dei rematori, è più facile che passi da una trirema, una quintirema, una pentarema, che non direttamente una quarantirema, una cinquantirema. Insomma, questi salti di qualità, insomma, in genere nascondono, diciamo, un mutamento anche qualitativo, non solo quantitativo, insomma. Questo mi sembra abbastanza evidente, però la maggioranza di quelli che studia queste cose non è d'accordo, quindi questo lo devo dire, insomma. Dicevo, ci sono due fatti che fanno pensare che questi studi fossero importanti per l'ingegneria navale. Uno
quello che ho detto, cioè c'è un salto brusco nelle dimensioni, nelle caratteristiche costruttive delle navi. E l'altro, che è ancora più indicativo, che è la più grande nave dell'antichità, è costruita a Siracusa con la supervisione di Archimede. No, quindi evidentemente c'era qualcun altro che pensava che queste cose fossero rilevanti per le navi, perlomeno Gerone, insomma, il tiranno di Siracusa, insomma, se incarica Archimede di costruire questa nave enorme. E allora io volevo leggere, portato qui, la descrizione della nave, che è detta la Siracusano, la Siracuse, se si vuole lasciare il termine greco, e l'unica descrizione che è rimasta è nei Depnosofiste di Ateneo. Che è un'opera abbastanza, secondo me, molto interessante, insomma. Io credo che non avete mai sentito parlare di Ateneo, ve ne ho parlato io, no? No, ne ho parlato gli altri, insomma. In genere Ateneo non viene nominato, nemmeno chi ha fatto il liceo classico, qui non c'è nessuno, ma non viene studiato nemmeno in letteratura greca, perché non è un autore importante né particolarmente intelligente, insomma, anzi sembra abbastanza stupido, insomma. Lui ha fatto un'opera enorme, che è la descrizione di un banchetto, insomma. E la parte che ne è rimasta, che è meno della metà del totale, insomma, è stata pubblicata recentemente da Salerno in 4 grossi volumoni, insomma. No. Quindi sono migliaia e migliaia di pagine in cui si descrive questa cena, insomma. E quello che si descrive praticamente sono tutti i discorsi che si fanno a cena, insomma. Cioè questa è una cena di dotti a banchetto, e siccome questi signori sono dotti, mangiano e parlano, insomma, e parlano di qualunque argomento. E in realtà i discorsi sono citazioni, no? Dice, io ho letto questo, e avanti 3 pagine con una parte di un'opera, insomma, l'altro risponde a un'altra lettura che ha fatto. Quindi praticamente è un collage, diciamo, di pezzi di opere, insomma, messi insieme in modo abbastanza casuale. Ora, l'interesse di quest'opera sta nel fatto che quasi tutte le opere citate sono perdute, insomma, quindi è una miniera, insomma, come andare su una bancarella di libri usati, insomma, leggere Ateneo, non so se mi spiego. Cioè si trova di tutto, insomma. Buona parte dei discorsi riguardano il cibo, no? Perché mangiano, quindi descrizioni di tutti i tipi possibili di pane, tutte le forme possibili di bicchieri, insomma, sì. Però si parla anche di tante altre cose, insomma. Per esempio c'è l'unica non so, c'è la descrizione dell'invenzione dell'organo idraulico, questo c'è solo in Ateneo, insomma. Ci sono frammenti, per esempio, di opere di commedia, della commedia di mezzo, la commedia di mezzo si conosce quasi solo attraverso Ateneo, insomma, che ogni tanto ci sono versi di autori peraltro, che sennò sarebbero rimasti completamente sconosciuti. E così a un certo punto si parla di navi grandi, insomma, e c'è una descrizione della nave costruita con la supervisione di Archimede, che tratta pari pari dall'opera di un certo Moschione, altrimenti sconosciuto, insomma, che aveva scritto un'opera tecnica sulla nave, che da come dice Ateneo sembrerebbe un contemporaneo di Archimede, insomma, magari una persona anche coinvolta nella costruzione. Insomma. E quindi questa è una descrizione molto importante, no? Perché è quasi di prima mano, insomma. E casualmente si trova in quest'opera strana, dicevo, un centone di cose le più varie. Ma volevo leggere per dare un'idea, diciamo, delle dimensioni, delle caratteristiche di una nave del genere. Questa pare che fosse sul, dunque, non vorrei dire, la stazza è stimata sulle 4.000 tonnellate, il che significa che è stata superata per la prima volta nel XIX secolo. Cioè, all'epoca di Napoleone non si sapevano costruire ancora navi grandi come la Siracusana. Insomma. Questa è una cosa che dà un'idea, insomma, del rapporto anche tecnologico tra le varie epoche. No? Perché in genere associa, pensa che al passare degli anni si associa automaticamente a un progresso tecnologico. No? Cioè l'idea che qui stiamo intorno al 250 avanti Cristo, appunto, e nel 1800 e qualche cosa, non si è ancora in grado di costruire navi di queste dimensioni, dà un'idea, sono passati 2050 anni, insomma. Dunque, qui dice, quanto alla nave costruita da Gerone di Siracusa, della quale il geometra Archimede fu il supervisore, non trovo giusto tacere se c'è uno scritto pubblicato da un certo Moschione, che ho letto di recente, non senza impegno. Cioè si era dovuto impegnare per leggere, evidentemente, cioè, aspetti tecnici che omette di scrivere. Scrive dunque Moschione.
Beh, prima parla di altre cose meravigliose. A dire il vero, Gerone, re di Siracusa, amico incondizionato dei romani, si curava sì di templi e ginnasi, ma era anche un ambizioso armatore che costruiva navi da trasporto. Di una di queste navi voglio ricordare la costruzione. Per il legno si era fatto preparare armature dall'Etna, sufficienti per 60 quadrireme. O le quadrireme erano le più grandi navi subito precedenti, quindi si tratta di moltiplicare per 60 la quantità del legno all'improvviso. No? Ora, questo mi sembra significativo, nel senso che, già l'ho detto, ma insomma, non si moltiplica per 60 le dimensioni se non si ha una progettazione teorica, una possibilità di fare i conti, diciamo, a tavolino, insomma, su quello che succede. Non lo fa su base puramente empirica, perché non sa che succede, no? Se moltiplica per 60. E per altrettante aveva pronte caviglie, coste, travi e legni per gli altri usi, o dall'Italia o dalla Sicilia. Per la corda, sparto dall'Iberia, canapa e pece dal Rodano e tutto il resto necessario all'uso da più parti. Convocò costruttori navali e gli altri artigiani, nominò su tutti Archia di Corinto, direttore dei lavori. Cioè, il direttore dei lavori era diverso dal supervisore, naturalmente. Archimede aveva dato il suo parere, consulenza sul progetto, ma non dirigeva il lavoro degli operai. Appellandosi alla sua buona volontà nel mettere mano alla costruzione e prodigando lui stesso uno sforzo assiduo quei giorni. La metà dell'intera nave in 6 mesi era finita. E via via che era costruita, ogni parte della nave veniva rivestita di tegole fatte di piombo, quello che dicevo prima, con quasi 300 artigiani che lavoravano i materiali, tolti gli aiutanti. Fu ordinato di calare giù in mare questa parte di nave, il resto poteva finire di essere costruito là. Ora, a me sembra abbastanza chiaro, diciamo, che si tratta di metà dal punto di vista del volume, del peso, se volete, ma c'è lo scafo nudo, insomma, poi una volta che è a mare, perché è meglio varare, diciamo, una cosa meno pesante, poi il resto si può costruire sul posto. Invece qualcuno, siccome è una metà, ha pensato che fosse una specie di catamarano a due scafi, cioè, poi non si capisce perché bisogna varare prima uno e poi l'altro come si connetteva a mare. Vabbè. Ma sul modo di calarla, molte erano le ricerche, finché Archimede, il maestro, da solo non la portò giù con pochi uomini. Costruita una vite, questa nave tanto grande fu in mare. Ecco, probabilmente questa è la notizia più attendibile, insomma, che poi ha generato le leggende sul fatto che Archimede era stato capace di calare a mare una grande nave con una mano sola. Che è raccontato da Plutarco e da altri autori, insomma, e altri lo raccontano come se fosse stato un esperimento dimostrativo fatto per far vedere la possibilità di sollevare pesi grandi con forze piccole in generale. Insomma. Invece sembra più attendibile che si tratti di una nave che veramente doveva essere spinta a mare, insomma, c'era un problema tecnico da risolvere. Insomma. Non è chiarissimo di che significa costruita una vite. Questa è una delle basi su cui viene attribuita l'invenzione della vite ad Archimede, insomma, però probabilmente si trattava di un verricello a spirale, questa è una delle interpretazioni, insomma, cioè si tratta di una macchina, nel senso di macchine semplici, basata anche su un moto circolare, quindi su un qualche tipo di vite, insomma. Non credo che fosse un barulco, insomma. Naturalmente la parola greca è helix, quindi uno può pensare pure che a qualcosa di diverso forse, non lo so, però elix viene usata non sia per elica cilindrica, diciamo, sia per spirale, insomma. Nel caso di elica cilindrica porta al gazzia di vite, naturalmente. In altri 6 mesi furono costruite le parti rimanenti della nave, furono rivestite tutte di borchie di bronzo, le più di 10.000, le altre di 15, saldate con dei trapani a tenere insieme le travi, chiuse contro il legno da tegole di piombo. Sotto pezzi di lino con la pece. Quando ebbe finito l'esterno, passò a occuparsi dell'arredo interno. La nave disponeva di 20 banchi di remi, con 3 passaggi. Il più basso portava al carico e vi si scendeva da una rampa dritta di scale. Il secondo era stato messo per chi voleva entrare nelle cabine. Dopo di questo, l'ultimo per gli armati. Dal passaggio mediano vi erano lungo i due fianchi cabine a 4 divani per gli uomini, 30 di numero. La cabina del capitano aveva 15 divani. In più 3 camere, 3 divani e quella a poppa era la cucina. Tutte avevano un pavimento a quadrelli di mosaico, fatti di pietre diverse, dove era ricostruito tutto il racconto dell'Iliade. Di una bellezza straordinaria, e tutto questo lavoro sugli arredi e sui soffitti e sulle porte.
All'altezza del passaggio più alto c'era una palestra e dei passeggi proporzionati nella costruzione e alla grandezza della nave. In questi giardini di varia specie, straordinariamente sovraccarichi di piante, quindi c'erano giardini pensili sui ponti superiori della nave, insomma, irrigati da sentieri di tegole di piombo, tutti coperti, e ancora fondali di edera bianca e viti, con le radici che attingevano da giare riempite di terra e irrigate come i giardini. Questi fondali facevano ombra sui passeggi. Accanto era costruito un padiglione dedicato ad Afrodite, a tre divani, con un pavimento di gemme d'agata e altre le più preziose dell'isola, i fianchi e il soffitto di cipresso, le porte di avorio e tuia, e quadri, e statue, e calice, su pelletteri, oltre ogni immaginazione. Accanto una sala da studio, cinque divani, fianchi e porte di bosso, con una biblioteca al suo interno. L'idea della biblioteca sulla nave sembra bella, insomma. E sul soffitto una volta celeste, copia fedele dell'eliotropio di Acradina, praticamente una meridiana che era, Acradina era un quartiere di Siracusa, insomma, quindi riproducevano questo oggetto astronomico che stava a Siracusa. C'era anche un bagno a tre divani, con tre caldaie di bronzo e una tinozza che teneva cinque metretti di marmo di Toromenio, tutta variegata. Erano state costruite anche più stanze per i soldati di bordo e le guardie della sentina. Oltre a ciò, 10 scuderie su ogni fianco. Ecco, io ho notato, non so se è del tutto casuale, però 10 scuderie su ogni fianco significa 20 scuderie. Prima ha parlato di 20 banchi di remi, cioè il numero è esattamente lo stesso, per ogni banco di remi c'è una scuderia per cavalli, insomma. Può non significare nulla, non lo so. Poi bisogna dire anche adesso, qua non ho il testo greco, perché hanno separato, diciamo, il volume col testo greci dall'altro, quindi la fotocopia ha fatto solo l'italiano. Questa parola banchi di remi, insomma, che cos'è esattamente in greco, insomma, se, anche questo potrebbe essere un termine, come dire, che rimane per inerzia, insomma, no? Certamente il numero equivale a quello delle stalle per cavalli. Cioè, non è del tutto ovvio, questa è essenzialmente una nave che serve il trasporto di frumento, no? Che dovesse avere 20 stalle per cavalli, non è del tutto ovvio, insomma, se non servivano a qualcosa, insomma. C'era anche un serbatoio d'acqua a prua, chiuso, della capacità di 2000 metretti, fatto di assi con la pece e le pezzi di lino. La vicina era stata costruita con un'armatura in piombo e delle asse e una peschiera chiusa. Era piena d'acqua di mare, con molti pesci. C'erano anche su tutti e due i fianchi delle travi aggettanti a distanze regolari. Su queste erano state costruite legnaie, forni, cucine, macine e parecchie altre. Cioè queste macine, per esempio, poste fuori bordo, insomma, da travi esterne. Poi c'erano macine, non un po' strano, non lo so, non mi viene il dubbio che ci fosse qualche altra cosa che ruotava fuori bordo, insomma, è chiaro, no, la macina è una ruota che, cioè, in qualche modo qua è anche Ateneo che sta interpretando Moschione, insomma, no, che non sa più bene, non è ovvio che stia trascrivendo in modo fedele se non capisce, insomma. Atlanti di 6 cubiti correvano tutto attorno alla nave all'esterno a reggere il piano superiore, tutte a distanza regolare. C'erano poi 8 torri proporzionate alle mole della nave, 2 a poppa, 2 a prua, le rimanenti nel mezzo della nave. A ognuna erano attaccate 2 antenne e sulle antenne erano costruite delle feritoie da cui si lanciavano pietre contro i nemici se navigavano sotto. Cioè questa non era una nave da guerra, però doveva essere attrezzata per respingere eventuali attacchi di pirati, naturalmente, perché avendo un carico così grosso poteva essere preda, diciamo. Cioè i pirati infestavano il Mediterraneo allora. Su ognuna delle torri montavano 4 giovani con armatura pesante e 2 arcieri. Tutto l'interno delle torri era pieno di pietre e di proiettili. Un muro con merli e ponti attraversava la nave sui cavalletti. Sul muro stava una balista che lanciava pietre di 3 talenti e proiettili di 12 cubiti. La macchina era invenzione di Archimede, quindi lui inventava anche macchine da guerra, insomma, no? Quindi tipi particolari di catapulte e di baliste. La gittata massima dei proiettili era pari a uno stadio. Uno stadio, insomma, ci sono vari dubbi sul, sembra sui 150 metri, insomma. Vabbè, c'era anche una palizzata di ferro, c'era, vabbè, salto il resto della, ah, no, c'è un altro punto interessante. L'acqua della sentina, che pure era di una profondità smisurata, veniva svuotata da un uomo solo con una pompa spirale, invenzione di Archimede. Questa è la famosa vite di Archimede, di cui ho sentito parlare, insomma, viene usata anche per la nave, insomma.
per vuotare dall'acqua. La nave era stata chiamata Siracusana, ma quando la fece uscire Gerone le cambiò il nome in Alessandrina. E poi spiega perché gli ha chiamato il nome in Alessandrina, perché c'era un grosso problema, che pare che la maggioranza dei porti non fossero in grado di accogliere questa nave, perché la nave era più grande del porto, insomma, e quindi uno dei pochi porti che poteva accogliere era Alessandria, e quindi non sapevano più che farsene, e allora Gerone la regalò al re d'Egitto, Tolomeo, insomma, e la chiamò Alessandrina, e gliela regalò con un carico di frumento, perché c'era stata una carestia in Egitto, insomma, gli servì a scopi politici, diciamo, di politica estera, insomma. Vabbè, poi ci sono accenni ad altre navi grandi, che però, per esempio una nave grande di cui si parla, che però forse non era nemmeno un quarto di questa Siracusana, insomma, eppure era considerata una nave enormemente grande. No, mi sembrava interessante dare un'idea, diciamo, di che relazione ci può essere tra questi studi teorici, diciamo, e cose che poi colpivano l'immaginazione anche di chi non sarebbe stato in grado di leggere il Trattato sui Galleggianti, insomma. E dà anche un'idea, diciamo, della relazione che c'è in generale, come dire, tra gli studi teorici di Archimede e la tecnologia, no? Cioè, leggendo questo resoconto abbiamo trovato le viti, diciamo, le macchine da lancio, armi da lancio, e macchine per sollevare pesi e così via. Ora, in effetti, anche le ruote con ingranaggi, no? L'abbiamo già accennato, sembra che siano attribuite ad Archimede, insomma. Il barulco certamente era di Archimede, perché sembra che fosse la prima macchina in cui si usavano ingranaggi con ruote dentate. Come le valvole risalgono allo stesso periodo, insomma. Quindi una serie, diciamo, di elementi tecnologici che poi ridiventano importanti in Europa, diciamo, molti secoli dopo. Risalgono tutti più o meno a questa epoca, dal terzo e secondo secolo avanti Cristo, insomma. Ecco, volevo fare un cenno a proposito della tecnologia, che poi è una tecnologia che ha qualcosa a che vedere anche con l'idrostatica, alla costruzione di orologi ad acqua, di cui mi sembra non avevamo parlato, no? È abbastanza importante, naturalmente, avere una misura ragionevolmente precisa del tempo, insomma. Io ho accennato, credo, al fatto che Archimede dimostra che nei moti rettilinei uniformi gli spazi sono proporzionali ai tempi, no? E usa la teoria delle grandezze di Euclide, insomma, per applicare intervalli di tempo, esattamente come le applica ai segmenti. Ora, per fare una cosa del genere è chiaro che il tempo deve essere misurabile, insomma, non è misurabile se non è qualche tipo di orologio, insomma. Un tipo di orologio era la meridiana, naturalmente, di cui c'era la teoria anche lì. C'è tutta una teoria matematica interessante e elaborata, però di notte la meridiana non funziona, insomma, anche quando è nuvolo, insomma, non funziona, quindi è importante avere anche un orologio che possa funzionare indipendentemente dall'ora del giorno e dalle condizioni atmosferiche. Un oggetto che si dia a questo scopo, che risaliva all'Egitto faraonico, era chiamato la clessidra, cioè un vaso con un buco sul fondo, insomma, si riempie d'acqua, se il buco è piccolo ci mette parecchio tempo a svuotarsi, uno vede il livello, gli egiziani avevano segnato anche una scala graduata sul bordo interno del vaso, e quindi vedendo a che livello stava l'acqua avevano un'idea di quanto tempo era passato, insomma. Ecco, però la clessidra ha pure parecchi problemi. Clessidre dello stesso tipo sono usate in epoca classica in Grecia, per esempio erano usate nei tribunali, ed erano usate proprio come clessidre, cioè ancora oggi si usano le clessidre in certi giochi, no? Quando non interessa sapere, diciamo, esattamente che ora è o quanto tempo è passato, ma interessa calcolare un dato intero di tempo, quando scade, diciamo, è finito il tempo a disposizione del giocatore, no? E l'uso della clessidra nei tribunali ad Atene era dello stesso tipo, insomma. Cioè, se c'erano due parti in causa avevano diritto a parlare per lo stesso tempo, diciamo. Quindi si metteva la clessidra, quando finiva la clessidra dovevano stare zitti, insomma, sia l'uno che la parte opposta, no? Se c'era una causa di... e quindi c'era un uso di questo tipo. Ecco, però la clessidra che problemi ha? Ci sono vari problemi. Un problema è dato dal fatto che il foro non ha dimensioni fisse, nel senso che viene ostruito da depositi calcarei dopo un po' di funzionamento, e quindi si restringe, insomma.
quindi non si può considerare. E la pressione anche non è sempre la stessa. Mentre l'acqua scende, la pressione sul foro diminuisce naturalmente, perché meno acqua c'è, meno c'è pressione. E con la pressione diminuisce anche la velocità delle flusso, insomma. Ora questo naturalmente si può superare il problema tarando, insomma, no? Disegnando una curva, diciamo. Però non si hanno notizie che fosse stato fatto, insomma. E invece si progettano orologi in cui si superano questi due inconvenienti, cioè in cui la velocità del flusso è costante e anche il diametro del foro è costante. Per fare il diametro del foro costante, se lo si faceva il foro, per esempio, in una gemma oppure in oro, che sono sostanze a cui non si può attaccare il deposito calcareo. Insomma. E l'altro problema, che è strettamente connesso con il postulato di idrostatica di Archimede, è quello di realizzare un flusso d'acqua costante, che non cambi con la pressione, quindi non cambi col tempo. No, e per questo ci sono due soluzioni, almeno due, io conosco due soluzioni, diciamo, che penso che siano le più interessanti. Una è un orologio progettato da Ctesibio. Io ho nominato Ctesibio altre volte, no? Ctesibio, ho detto, ha scritto anche opere di pneumatica che non ci sono rimaste. Ho scritto un'opera che si chiamava Pneumatica Teoremata, insomma, che erano dimostrazioni pneumatiche, diciamo, non si sa che cosa contenesse. E lo conosciamo, diciamo, solo per una serie di invenzioni, ma se non avessimo le opere di Archimede, anche Archimede sarebbe noto solo per una serie di invenzioni. Anche io vorrei sottolineare questo aspetto, insomma. Siccome le opere di Ctesibio sono tutte perdute, insomma, non è completamente assurdo pensare che sia una specie di Archimede, che la differenza fondamentale è che dell'uno per caso sono conservate le opere, per caso, perché adesso sono conservate una copia sola, insomma, no? E dall'altro c'è rimasto solo il ricordo. Ma è ricordato, le persone che ricordano Ctesibio in genere ricordano anche Archimede e ne parlano negli stessi termini. Ecco, questa è la cosa che volevo dire, no? Come di due grandi inventori, insomma. Beh, Ctesibio aveva, e Ctesibio e Archimede tutti e due progettano orologi ad acqua. E l'orologio di Ctesibio era fatto in questo modo. C'era un flusso d'acqua che veniva da, non so, da un tubo, si può pensare. Poi c'è un recipiente che però a un certo punto ha un'apertura a una certa altezza, da cui l'acqua può anche fluire, e poi sul fondo ha un'altra apertura piccola. E l'acqua che esce da questa apertura finisce in un altro recipiente, dove c'è un galleggiante che sale e fa salire un indice graduato che segna le ore su una scala. Naturalmente l'indice graduato, invece di essere semplicemente così, può azionare una ruota e far girare una lancetta, insomma, nella versione che ne dà Vitruvio è così, alla fine l'ora si legge su una lancetta come gli orologi moderni, insomma, c'è un ingranaggio perché questo fa girare una ruota. Allora capite che se questo flusso qua è il più grande, F1, F2 è minore, F3 è ancora più piccolo, capite che il livello qui dell'acqua è costante, che non può salire al di sopra perché esce per F1, e quindi la pressione con cui esce nel punto F3 è sempre la stessa, e quindi la velocità con cui si riempie il secondo recipiente è costante, e quindi effettivamente l'altezza è proporzionale al tempo. D'accordo? Ora, a me sembra interessante questo modello, che sembra essere precedente, diciamo, Archimede, anche se i problemi di datazione sono sempre discutibili, insomma, in questo caso, perché è abbastanza chiaro che chi ha progettato un orologio del genere sapeva che la pressione dipende dall'altezza del liquido, insomma. No. Quindi se è stato progettato prima che Archimede scrisse il trattato sui galleggianti, così che il postulato non è completamente originale, insomma, c'era un'idea di, cioè quasi tramuta l'idea della velocità del flusso nel rendere costante la pressione, quindi si capisce che il flusso della velocità dipende dalla pressione, e si capisce anche che la pressione dipende dall'altezza del liquido, insomma, no? per poter progettare questo, insomma. Quindi sono almeno alcuni elementi, diciamo, dell'idrostatica archimedea sono presenti.
Ecco, il difetto di questo orologio è che bisogna avere dell'acqua corrente, cioè ci deve essere il flusso F2, insomma. Cioè io posso, naturalmente posso semplicemente avere un serbatoio che si vuota con F2, però se ho un solo un serbatoio, e come dire, la velocità con cui il serbatoio si vuota è molto maggiore della velocità con cui si riempie quest'altro, perché il grosso dell'acqua esce qui. E quindi diciamo, come dire, la durata dell'orologio rispetto alla quantità di acqua, diciamo, è piccola rispetto a quella, non è ottimizzata, insomma, no? Il grosso dell'acqua se ne va. Se ho a disposizione un flusso continuo, questo non è importante. Se il flusso F2 è azionato, diciamo, con un serbatoio, questo può essere fastidioso perché finisce subito di funzionare l'orologio. E questo problema è risolto da Archimede in modo molto brillante, secondo me. Cioè con una valvola galleggiante. Cioè lui ha un recipiente in cui c'è una valvola galleggiante che aderisce perfettamente, diciamo, nella cavità in cui si va a inserire. E da qui entra il liquido che viene da un serbatoio S. E sul fondo, diciamo, di questo recipiente c'è un foro, e da qui funziona allo stesso modo dell'orologio di prima, insomma, in cui c'è un galleggiante, qua il liquido serve ad alzare un galleggiante, diciamo, con un indicatore delle ore. Ecco, qui non si spreca nulla, non ci sono fuoriuscite di liquido, no? La costanza dell'altezza è data semplicemente dalla valvola galleggiante. Appena l'acqua che scende fa abbassare il liquido, il galleggiante si abbassa e questo fa fluire nuova acqua, perché si apre la valvola, insomma. E però appena esce la nuova acqua, il galleggiante risale e ostruisce di nuovo. Quindi in pratica, diciamo, c'è quasi aderenza, quasi perfetta tra il galleggiante e la parete superiore, quindi questo è sempre pieno, quindi la pressione qui è sempre costante, però non si spreca nessun'acqua a differenza dell'altro modello. No, ora l'idea della valvola galleggiante poi è rimasta, insomma, questa è la prima volta in cui è attestata, però sono ancora usate, insomma, le valvole galleggianti anche nei carburatori dei motori delle macchine adesso, insomma. O questa è un'opera che fino agli anni 70, direi del Novecento, non era conosciuta questa cosa di Archimede, insomma, è stata ritrovata in arabo, insomma. In realtà non è una traduzione dell'opera di Archimede, cioè è stata trovata un'esposizione araba in cui si spiega come era fatto l'orologio di Archimede, insomma. Però l'esposizione, diciamo, dell'autore arabo, di cui non so nemmeno il nome, non so nemmeno se fosse un'opera anonima o con un nome ben... Credo che fosse anonimo. Sì, varie cose di Archimede sono note solo attraverso le testimonianze arabe, insomma, in effetti questa non è l'unica. Va bene, io finirei qui. Voi non avete una domanda? No, mai. Questa è la cosa che mi preoccupa un po'. Va bene, ci vediamo la prossima.